Buongiorno dal Salone del Risparmio, siamo qui con Giancarlo Sandrin, responsabile asset manager di iShares Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, vogliamo parlare dell'importanza degli investimenti sostenibili. Quanto sono importanti per la vostra società? Ma l'investimento sostenibile ha avuto un rilancio dal 2015, quando le Nazioni Unite si sono date dei nuovi obiettivi di carattere economico, sociale e ambientale da raggiungere entro il 2030. Da qui sono nati e sono stati rilanciati un po' tutti quelli che sono considerati gli investimenti sostenibili o ESG, quindi che ricadono nel discorso ambientale, sociale e di governance. Diciamo che fino a ieri questi investimenti erano visti un po' con un carattere più di tipo morale ed etico. Oggi invece le cose sono cambiate, si guarda di più a questi investimenti per cercare di eliminare dei rischi specifici che possono essere legati a determinati criteri ambientali, sociali o di governance. Basta guardare ad esempio a quello che è successo di recente in termini di corporate governance sulla violazione della privacy e quindi anche della riservatezza dei dati per capire quanto sia importante determinare quale società hanno determinati rischi ed eventualmente eliminarli da alcuni indici. In questo ambito quindi sono nati tutta una serie di prodotti che mirano a replicare anche investimenti sostenibili con anche nell'ambito passivo. Ecco, infatti dal punto di vista del prodotto in che maniera avete implementato questa strategia? Beh, noi come iShares abbiamo una gamma di prodotti ETF che vanno a replicare una moltitudine di indici. Nel caso specifico degli investimenti sostenibili ci avvaliamo dei principali provider tra cui MSCI e diamo quindi la possibilità di investire su mercati azionari globali, europei, nei mercati emergenti anche, piuttosto che anche sul lato dell'obbligazionario. Quindi la possibilità di costruire dei portafogli che tengano conto di questi criteri sostenibili, pagando nel contempo un costo molto ridotto dato dal basso TER di questi prodotti, che si va quindi mediamente sui 30 basis point. Grazie mille.